Martedì 9 maggio riprende la sessione primaverile dei lavori del Consiglio Comunale di Oristano, che viene convocato dal presidente Beppi Puddu nonostante dissidi e fibrillazioni siano lungi dall'essere composti. Infatti, mentre resta da chiarire l'atteggiamento della maggioranza nei confronti dei tre consiglieri che hanno costituito un gruppo autonomo e rivendicano diritto di cittadinanza, il tentativo di risaldare l'alleanza attraverso un nuovo patto politico è rinviato. A chiedere il rinvio Fratelli d'Italia, su questo argomento impegnato in un confronto interno che richiederà ancora qualche giorno di riflessione. Intanto continua il balletto dei numeri con la maggioranza al limite che potrebbe incontrare difficoltà nei momenti del voto su provvedimenti nei quali è richiesta una maggioranza qualificata che al momento si presenta sempre ai limiti. Per questo e per sopravvivere i conti si dovranno fare con il voto di Sergio Locci e del gruppo che si è costituito di recente, ma non sarà facile digerire un allargamento della maggioranza con tutte le conseguenze che ne possono derivare. Fondamentale scoperta archeologica a Oristano. Durante i lavori di riqualificazione di Piazza Mannu spuntano tracce di vita medievale. Che la città fosse ricca di reperti archeologici risalenti al Medioevo era cosa risaputa. Una città misteriosa che sarebbe capace di attirare turisti, così viene definita dai consiglieri di minoranza che hanno presentato un'interpellanza. Ci pare che le amministrazioni luzzusana vogliono continuare l'opera di cancellazione avviata nel 1908 con l'abbattimento delle due torri deliberato dall'allora Consiglio Comunale. Nel 2020 la Giunta Luzzu decide di riqualificare la piazza e si pensa ad un concorso di riqualificazione nel quale è ben specificato che si dovrà far emergere e riqualificare dal punto di vista storico e turistico quel che resta delle antiche mura. Siamo ad aprile e il cantiere è stato aperto, si legge sempre nell'interpellanza. I resti delle due torri verranno coperti, non verrà fatto emergere nulla di quanto trovato negli scavi del 2002. Nessuna campagna di scavi per far valorizzare anche l'Oristano sotterranea che esiste, come dimostra l'esistenza anche di un'associazione culturale che ha evidenziato questi aspetti. È dal marzo di quest'anno l'annuncio da parte di Massimo Deiana, nella sua qualità di presidente dell'Autorità Mare di Sardegna, che nel mese di maggio nel porto di Oristano Santa Giusta dovrebbe fare sosta una delle più grandi navi di costa crociere, la Diadema, 306 metri di lunghezza ed una capacità di 5.000 passeggeri circa. In questi giorni tutti con il fiato sospeso, per capire se la nave arriva e fa scalo o meno nell'area portuale ad attenderla la banchina pubblica estesa a 500 metri e 12 di profondità e sin qui tutto a posto. L'apprensione corre tra i municipi di Oristano e Santa Giusta e coinvolge anche il consorzio industriale per il quale tutto quello che direttamente o indirettamente gli ruota attorno è da considerarsi grasso che cola. Posizione invidiabile quella del consorzio, un ente pubblico facoltoso, si può dire condotto in autogestione dai 50 e passa dipendenti che vivono in una sorta di isola felice e intoccabile. L'altro comune del margine interessato alle elezioni amministrative è Sindia. Qui si sfidano due liste, una guidata dall'ex sindaco Franco Scano e l'altra dall'ex consigliere regionale Sergio Vinu. La prima, Impegno e Innovazione, è formata da Giuseppe Bennicci, Salvatore Cambula, Teresa Corso, Elisa Daga, Chiara Lecis, Patrizia Mannu, Francesco Mastino, Manuela Naitana, Susanna Pisano e Angela Franca Secchi. La seconda, Sindia 2023, è formata da Antonio Giovanni Bicai, Francesco Congiu, Giuseppe Daga, Luca Locche, Davide Mariolu, Michela Murru, Giovanni Pappi, Pier William Pinna, Simona Sardu, Nicola Secchi e Gonaria Virdis. Franco Scano, geometra, 60 anni, è stato sindaco di Sindia dal 2005 al 2013. Sergio Vinu, medico, 67 anni, è stato consigliere regionale in quota
UDC e vice sindaco di Bosa. Il sindaco uscente Demetrio Luigi Daga non si è ripresentato dopo aver superato le due legislature dal 2013 al 2018. Sindia è un paese di poco meno di 1.600 abitanti, in costante calo, come molti altri della Sardegna. Negli anni 60 era arrivato a toccare quasi 3.000 abitanti. Attualmente ha un indice di vecchiaia pari a 300 ultra 65enni per 100 giovani sotto i 14, con un carico di 73 persone non attive ogni 100 attive, almeno cosiddette, dai 15 ai 64 anni. Uno di quei paesi, insomma, che lentamente si spopola. Il settore produttivo è dato dall'allevamento del bestiame. Sabato 6 maggio a Torre Grande si terrà la terza edizione della giornata ecologica organizzata dall'assessorato all'ambiente del Comune d'Oristano insieme alla ditta Formula Ambiente che in città gestisce il servizio di igiene urbana. Rispetto alle precedenti edizioni svolte di domenica, quest'anno la manifestazione si terrà di sabato per permettere la partecipazione delle scolaresche, ha spiegato il sindaco Massimiliano Sanna. Grazie all'adesione della dirigente Giuseppina Loi saranno presenti tutte le classi, prime e seconde, l'Istituto di Viale Diaz, 120 giovani studenti che trasformeranno la giornata ecologica in una grande festa. Obiettivo della giornata rimane come sempre la raccolta di rifiuti, che oltre alle scolaresche rimane aperta a chiunque abbia a cuore il decoro urbano di Torre Grande. L'assessore all'ambiente Maria Bonaria Zedda, insieme al responsabile del cantiere di Oristano Fabio Freso, ha effettuato un sopralluogo nella marina per individuare i punti più critici che saranno oggetto della raccolta da parte dei volontari. Il punto di ritrovo è il Piazza della Torre alle 8:30. Chi giungerà più tardi potrà comunque iscriversi e dare il proprio contributo. A fine mattinata saranno messe in palio tre biciclette e alcuni buoni spesa offerti allo spazio Conad di Oristano. Formula Ambiente metterà a disposizione dei partecipanti un kit per la raccolta. Fondamentale l'apporto che darà il CEAS Aristanis, che coinvolgerà in particolar modo gli studenti. Ai ragazzi faremo fare una passeggiata ecologica durante la quale spiegheremo i concetti base dell'educazione ambientale, prima di trasferirci nella pineta di Torre Grande per effettuare la raccolta dei rifiuti. Al termine faremo un percorso educativo per una corretta raccolta differenziata, ha spiegato il titolare del CEAS Antonio Ricciu. La giornata si concluderà con l'estrazione a premi alle 12:30 presso gli spazi di Eolo. Il personale della stazione forestale di Ales ha denunciato all'autorità giudiziaria competente un pensionato di 78 anni per il reato di foraggiamento di animali selvatici. L'uomo, già noto ai forestali poiché anche in passato era solito mettere in atto tali attività, ultimamente veniva visto aggirarsi in modo sospetto all'interno dell'oasi di protezione faunistica di Ales, Morgongiori, PAU, dove in un'area molto frequentata dai cinghiali spargeva a terra diverse manciate di grano turco e posizionava fototrappole per riprendere gli ungulati che la sera arrivavano per cibarsi. Con foraggiamento si intende l'attività di nutrire o procurare del cibo in modo del tutto innaturale agli animali selvatici. Fornire cibo ai cinghiali è diventato reato e come tale perseguibile penalmente. Cambiano gli orari di accesso alla tensostruttura allestita nel parcheggio adiacente all'ingresso posteriore dell'ospedale San Martino d'Oristano, nella quale si effettuano i tamponi anti-Covid. A partire da questa settimana il servizio operativo da lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle 11, mentre il sabato è possibile accedervi solo per urgenze inviando una richiesta via email agli indirizzi igiene.pubblica@aslooristano.it o manuelacarmela.cubada@aslooristano.it. Possono effettuare il tampone anti-Covid munite di tessera sanitaria le persone con sintomatologia riconducibile a Covid su invio del proprio medico di famiglia e quelle che necessitano dell'esito del test per sottoporsi a interventi chirurgici o visite specialistiche o per viaggiare verso paesi esteri per i quali è richiesta la negatività al tampone. La Regione ha autorizzato l'innalzamento del massimale fino al limite di 1.800 pazienti su base volontaria per i medici di medicina generale che operano in aree disagiate nelle quali l'incremento è reso necessario per garantire l'assistenza ai cittadini. L'incremento, già contemplato nell'ultimo accordo collettivo nazionale della medicina generale del 2022, che per la sua applicazione rimanda a specifici nuovi accordi integrativi regionali, è contenuto in un provvedimento di legge approvato dal Consiglio regionale nelle del nuovo accordo integrativo regionale, attualmente in fase di negoziazione al tavolo sindacale.
Ha preso servizio mercoledì 3 maggio un nuovo medico di medicina generale a Sola Russa, la dottoressa Margherita Sanna, operativa con incarico provvisorio annuale nell'ambito territoriale 1.4, aprirà l'ambulatorio in via Garibaldi numero 4 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e di martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17. Mercoledì 3 maggio ha aperto un nuovo ASCOT nel comune di Allai, che sarà operativo ogni mercoledì dalle ore 9 alle ore 11 per permettere ai cittadini del centro di Barigadu, con difficoltà a spostarsi, di trovare in loco una risposta ai bisogni assistenziali. Contestualmente sarà rimodulato l'orario del vicino ASCOT di San Mugheo, aperto nei giorni di martedì dalle 9 alle 14, mercoledì dalle 11.30 alle 14.30, giovedì dalle 8.30 alle 13.30, venerdì dalle 9 alle 14. Il mercato premia il grano sardo, il progetto lanciato da Coldiretti per valorizzare le produzioni e sostenere i produttori isolani. Si chiude infatti con una importante crescita di fatturato, il bilancio d'esercizio 2022 della cooperativa Isola Sarda, che continua a garantire una filiera al 100% made in Sardegna, oltre che la grande qualità in ogni passaggio, grazie all'impiego di materie prime selezionate. Numeri in espansione per il bilancio della cooperativa, passato da un volume di affari da 152.000 euro agli attuali 206.000 euro.